Andiamo avanti. Chi mi porti? Vediamo Beatrice. Beatrice, vieni qua. Chi è che c'è adesso? Adesso a chi c'è tocca? Chiara Genovese. Dov'è Chiara? Oh, c'è qua. Chiara qua. Vieni qua, Chiara. Vieni qua. Vieni da questa parte, Chiara. Vuoi dare il microfono a Chiara? Sì, sì, benissimo. Ma senti, che sto brano qual è? È Singerita di Arisa. Ah, ma tu lo sai che l'anno scorso, se non sbaglio, ha vinto nelle nuove proposte? Credo che non sbagli. Nel 2009. Nel 2009, giusto, quindi l'ho indovinato. Lei si fa le domande e le risposte, capito? Brava, brava, brava. Ti piace Arisa? Sì, quest'anno ha portato a Sanremo Malamoreno. Madonna ragazzi, quanto è preparata. Complimenti. Imparato. A dopo, ciao, ciao, a dopo, ciao. Brava Beatrice, vero? Ci voleva questo, questo peperino, sì. Questa, hai visto? L'abbiamo, Beatrice fa di tutto praticamente, prima è partita come ballerina, cantante, adesso fa la valletta, la prossima volta mi ha detto che vuole presentare lei da sola. Capito? Allora, te canti un brano appunto di Arisa, Sincerità, sei pronta? Sì. Ci siamo, dalla regia mi dicono di sì, con Sincerità canta Chiara Genovese. Tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio c'era poca ragione nel vortice della passione, fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paure da volte pentirsi, ed io come sbalzi d'umore, e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane. Bugie per non farmi soffrire, ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile stabile che punti all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso ne siamo felici, si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti, facciamo 2000 progetti, due volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella mano dove andiamo si vedrà, il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia. C'è, allora, bene bene, la nostra bravissima Chiara. C'è un tratto del brano, no? Dove dice Salvo, avere sì. Sogni come sti... No, perché qualcuno qui ho visto che... Sì, no, a un certo punto...
No, perché poi, guarda caso, com'è che continua a avere sogni come stimoli? Puntando all'eternità. Qualcuno ha detto buttando aria in quantità. No, è incredibile sta cosa, perché sembra, no, vabbè, scherziamo, Chiara, dai. Allora, vediamo un po' cosa dicono i nostri amici. Salvo, il nostro amico, tra l'altro, diciamo, musicista, maestro di pianoforte. Allora, la questione è questa. Il pezzo è stato interpretato bene, anche perché è molto semplice. No, no. Prego. Per niente. Per niente. Non è semplice. A proposito, Salvo. Margherita, un attimo. Aspetta, un attimo. Posso o no? Perché, Beatrice, vieni qua, Beatrice. Volevi dire una cosa a proposito di questo brano? Guarda, senti. Quello che ti ho detto. Cosa mi hai detto prima? Ti avevo detto che anche se Arisa ha questi comportamenti così, però ha una anche se fa questo comportamento da detto prima. Un po' sembra un po' rintontita. Ecco, un po' tonta. Ecco. Però ha una potenzialità di voce. Sì. Non indifferente. Infatti quando c'era una parte che era alta. Ecco, brava, Beatrice. Grazie Beatrice, grazie. Buonasera, Salvo. Facciamo finire Salvo. È incredibile. Salvo. Siamo persi il filo. Beatrice, che puntata, canzone, Margherita, che puntata. Che è una canzone, ma sai, mi mancava così. Sì, mancava Salvo. Che è una canzone semplice, ho detto no, ma continuo dopo, vai. Salvo. Comunque è andata bene. Non so più da dove riprendere. Dai. Mi fa sti scherzi. Parliamo di Chiara. No, è andata bene. È una ragazza dolcissima, diciamo qualcosa. Poi, ma difficile per quale motivo? No, sai, non è semplice, perché a parte che lei la fa in tonalità originale, c'è la parte alta che ha un'estensione particolare, tu la devi prendere in falsetto e passare dalla parte, diciamo così, di base a quell'alta, ma non è facile per niente, se si fa soprattutto in tonalità originale. Ciao Maurizio. Loro se la chiacchieravano, raccontavano. No, guarda, giusto. Questa canzone sembra tecnici, semplice a tutti, però quando io la faccio cantare, non tutti la possono fare. Puntando all'eternità. Bene. Poi ricordiamo che ha vinto il premio della critica Mia Martini. Chi? Questa Arisa, canzone, sì. Hai capito? Mm-hmm. Chiamala tonta. No, dico. Complimenti al nostro invece Chiara Genovese. Grazie Chiara. Vai.